Ciao ragazze, ciao a tutte, come state? Allora, nuovo video, chiacchiericcio. Dunque, allora, oggi volevo un po' pulire casa, ma non è stato possibile perché innanzitutto non stavo bene e quindi alla fine ho evitato perché, come sapete, mi è venuto un po' di macigni, ovvero nel senso che sono con le mestruazioni, ma vabbè, lo potevo anche fare, ma c'è un caldo oggi, c'è un caldo pazzesco, non so voi, ma io sento un caldo allucinante. E quindi niente, non ne ho voluto fare di pulizia. Comunque niente, come state voi piuttosto? Sono 2 volte già che ve lo chiedo, ma chissà se mi risponderete dopo che avrò pubblicato questo video. Boh, vabbè. Comunque, nulla, volevo truccarmi, ma vabbè, a parte che mi ho fatto almeno, mi ho uniformato le sopracciglia, almeno per non farmi vedere troppo indecente. Ah, vabbè, i capelli li ho lasciati così alla cavolo. Ho questa maglietta qui, non so se si vedrà mai, vedete? Già. Di sotto ho i miei pantaloni leggings, quelli presi da Pomprix. E nulla. Che dire, che oggi non sono neanche uscita perché boh, con questo caldo non me la sentivo, come vi ho appena detto, non sono stata molto bene, quindi alla fine me la sono giocata a casa, nel senso che non è che me la sono giocata, più che altro me sono stata in casa perché ho preso consigli da voi, visto che con questo caldo non si può uscire. Se riesco esco stasera, se no vuol dire che rimarrò tutta fino a domani a casa. Non lo so, vediamo, non ne ho proprio la più pallida idea. E nulla. Come non ve l'ho detto, non lo so perché come non ve l'ho detto, ma ve lo dico adesso. Siete messi in una scaffale dentro la mia postazione. Allora, eccomi qua, scusate l'interruzione, ma tutte le volte devo entrare mia nonna a disturbare, vabbè, lasciamo perdere. Niente, allora vi stavo dicendo che oggi non sono uscita in tutto il giorno, mi sa che rompo la finestra perché mi sento un po' oppressa, non perché io chissà quale male abbia, però anche se sentirete rumori sottofondo, ma io non posso stare senza la finestra, con la finestra chiusa. Spero non vi dispiace se apro la finestra, ma sentirete un po' di schiamazzi, un po' di quello, un po' di quell'altro, ma devo per forza aprirla, quindi attendete un attimo, aspettate che qua chiudo. Allora, rieccomi. Dunque, ho dovuto per forza aprire la finestra perché altrimenti non c'era modo di poter respirare perché mi sento un po' affannata, nel senso che mi sento un po' più, come devo dire, più. Ecco, sentite anche 5 tiro degli uccellini, per fortuna sono a casa, yeah, e vai. Perché ho sto caldo non si può respirare, vabbè. E nulla. Allora, frattempo qua vedo un sacco di cose che ho comprato, un sacco di profumi, degli acquisti che ho fatto l'altro giorno, che tra l'altro vi linko se riesco nell'info box o anche nelle schede di informazione, che li metterò da questa parte come video consigliati. E niente, vabbè, di varie fragranze di bagnoschiuma a partire dal balsamo, cos'è? Aspettate che guardo perché non mi ricordo più, no, sì, balsamo addolcente al cocco e tanti altri, vabbè, niente, della Splendor parlavo e anche di tanti altri bagnoschiuma, okay, questo è un bagnoschiuma, questo era un balsamo, gli altri sono tutti shampoo e bagnoschiuma, comunque vabbè, nulla. Il resto cosa ho preso altro di qua? Aspettate un attimo che ve lo dico. No, tutti i bagnoschiuma, shampoo, balsami, balsamo, anzi uno solo, bagnoschiuma. Niente, era per dirvi che oggi comunque non sono voluta uscire e non esco. Però almeno sto registrando per voi, sto facendo un video, non solo per voi, anche per me stessa, per parlare un po' con voi e dirvi delle mie novità, che poi novità
Del cavolo, del cacchio. Non c'è nessuna novità, a parte che fa... è scontato, sarà scontato, ma è un caldo boia. Non ho tutto questo caldo, devo essere sincera, però boh, è un po' snervante sto caldo. A parte che io sono col ciclo, non so se vi spiego, però vabbè. Ma il ciclo ci vuole, se no non siamo in salute, come si suol dire. Vi volevo dire che ho terminato, sentite il frastuono della strada, vabbè, portate pazienza, ma io non riesco a stare senza la finestra aperta. Comunque, vi dicevo, ho terminato due full size, sì, mini size, campioncini della Roche-Posay, e non vi faccio vedere i video determinati perché tante ragazze, quante volte che vi dica, potrei anche aggiungerlo, ma ormai... mi sono dimenticata, ve lo faccio vedere in questo video, chicchiriccio, che ho terminato questo della Roche-Posay. Quanti sono? Uno? No. Non sono uno, ma sono ben due campioncini della Roche-Posay, che tra l'altro sono pronta a cestinare. Non so quando, ma li cestinerò. Poi, no, aspettate, ho un altro della Vichy, di bugia, perché sono tre. Vabbè. Aspettate che ve la avvicino bene, se riesco, vedete, bisci. E niente, poi qui ho due pennelli sporchi, che tra l'altro devo lavare oggi stesso, li laverò. Sempre che me lo ricordi, perché tante volte rimando, 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 e poi li lavo dopo 2 o 3 giorni, che non va neanche bene, perché come mi trucco dovrei lavarli all'istante, ma... dipende il momento che non posso lavarli all'istante perché appunto se devo andare, che ne so, un appuntamento medico, se devo andare a fare la spesa e non ho tempo di lavarli, li lavo quando torno o al momento necessario, tipo la sera prima di andare a coricarmi per dormire, li lavo mentre mi lavo la faccia, i denti, faccio la maschera e il viso. Allora lì nel frattempo mi faccio le mie belle cose. Nel frattempo lavo i pennellucci e niente, perché sennò altrimenti rimando, rimando e mi stufa anche di mandare e non è bello. Ma tutto perché qua, come suol dire, si depositano i germi e poi non è neanche bello che io devo, come dire, rimandare sempre questo fatto di lavare i pennelli. No, non si fa e non si deve, perché prima di tutto non è igienico, è brutto. E anche, come dire, non è simpatico. Devo sempre tenere i pennelli sporchi. Poi non è, come dite voi su YouTube, non è professionale tenere questi pennelli sporchi. Quindi vanno lavati quasi sempre, o perlomeno come ci si strucca, come ci si trucca e finisce di truccare. Ma da lì io ribadisco, ogni cosa è soggettiva. Chi vuole li può lavare come si finisce di truccare. Chi può li può lavare invece quando ha tempo e appunto quando ha tempo. Io non dico per voi, ma dico secondo il mio onesto parere, li lavo quando sì, li lavo quando appunto ho tempo, perché non sempre ho tempo di lavarli. Non è una scusa, ci tengo a precisarlo. Però quando vado alla spesa, quando... fretta di lavarli, perché sapendo i miei tempi di... sì, vabbè, i miei tempi di fare le cose sono lenti, che non vi dico, sembra una lumaca allucinante. Sì, c'è una lumaca, sono allucinante perché sono troppo lenta, lo so. Vabbè, diciamo, stendiamo un po' pietoso, deve meglio. E niente, questo è quanto. Che ho fatto stamattina? Nulla, mi ho guardato alcuni dei vostri video, mi ho ascoltato un po' di musica e nel frattempo, mentre vabbè, mi lavavo anche la faccia, facevo la mia solita skin care e mi lavavo anche i dentini, oltre ad ascoltare musica mi mettevo anche un po' a ballucchiare, cantaremo perché la voce un po' se n'è andata, farsi benedire, ma vabbè, dettagli sono questi. Sì, anche... insomma, stavo a ballare e basta. Poi volevo farmi il letto, ma non ho avuto voglia. Infatti, se vedete questo coso qua, questo specchietto,
e per non far vedere che ho letto in disordine perché non mi va. Quindi ho coperto apposta con questo retro e devo levare questo. Se mi impedisce di far vedere che ho letto, disfatto. No, non lo vedete già. E quindi niente. Cosa dire di bello? Allora, nulla. Ieri, come volevo dirvi, mi ho guardato la trasmissione Fiction di... Si chiama quella trasmissione? No, non è una trasmissione, che dico, Fiction di Scomparsi con Alessandro Preziosi, bel film di Scomparsi, bel film, non vorrei dire castronerie, però sì, mi è piaciuto tanto, ma non da impazzire, perché boh. Non ho un'opinione da dire perché mi sono rimasta un po' per questo film un po' sciocco, basita. Cani che vogliono, vabbè. E niente. Poi, per quanto riguarda invece il Grand Hotel, come si chiama, The Ghost? Sì. Quello, per carità, ancora più sciocco, basita. Infatti, boh. Non si capisce molto bene, bisogna stare molto concentrati per vedere quei film, perché sinceramente boh, non è chissà che, come dire, sì, non è molto, non è molto comprensibile da quella parte lì, non posso fargli spoiler perché ma io ne ho capito il massimo. Sto parlando della grande fiction di Canale 5, The Ghost, il Grand Hotel. Non so se ce l'avete per esempio, no vabbè, guardate Netflix, guardate le serie TV, ma io mi guardo la Mediaset perché sono più affezionata. E quindi niente, è per questo. Nulla. Boh, non saprei come definire questo benedetto film, boh. Invece avanti ieri c'era la grande viaggio nella grande bellezza con Cesare Bucci. Sì. Ah, quello non è male, dai. Quella più bella di tutte le cose che ho visto, tra l'altro, sì. E nulla, scusate se sussurro come se fosse un ASMR, ma non lo è. Quindi nulla. Allora. Che altro voglio dirvi? C'è qualcos'altro che volevo dirvi? Niente. Io mi sa che stacco perché non ho altro da parlare. Per caso mi viene qualche altra cosa in mente, faccio un secondo video di tutte le cose che ho da aggiornare. Va bene? Ok. Allora, a parte macchina, passante, moto che passa. Allora, uccellini che cinguettano, io vi mando un grosso bacio, un bel like, moto o macchina che va via, e poi anche perché no, un bel like, non so se ve l'ho detto di nuovo, commentate, iscrivetevi e attivate la campanellina. Ciao, a presto, un bacio.